ho finito gli studi e ho deciso di intraprendere questo percorso e successivamente entrerò in un'altra scuola. Nella vita lavoro e per me questo corso è servito per ogni giorno perché purtroppo con le tempistiche di oggi che ci sono nelle concessionarie non c'è proprio neanche lo spazio per poter dedicarti a vedere questi dettagli. La bella opportunità che si ha è fare un qualcosa che magari 40 anni fa non c'era la possibilità di fare. E quindi io ricordo le scuole dell'Armachi che c'erano a Varese, o le scuole dell'Alfa Romeo che c'era ad Arese, dove uscivano le eccellenze italiane, cosa che per molti anni si è perso e adesso stiamo vedendo un po' di correre i ripari e far vedere ai ragazzi, che sono comunque appassionatissimi, le basi proprio di quello che sono, nello specifico di questo corso, i motori. Il primo giorno è stato prevalentemente teorico, con l'aiuto di Christian abbiamo guardato tutta la storia del motore, quindi dal ciclo 8, e successivamente abbiamo guardato le valvole, tutte le componentistiche di un motore. Il giorno successivo invece è stato pratico con lo smontaggio del motore. Abbiamo analizzato molto bene la parte di progettazione e quindi, avendo analizzato tre motori diversi, abbiamo comunque comparato le varie differenze. Ho trovato il corso utile perché mi è stato insegnato proprio nella pratica e nell'effettivo, in officina, con tutti gli attrezzi, a smontare un motore, a revisionarlo nelle parti più delicate e anche nel rimontare è stato molto fondamentale. Io consiglierei a questo corso a tutti quei ragazzi come me che vivono la vita, diciamo, d'officina tutti i giorni ma non hanno la possibilità di poter analizzare il perché o il per come di come avvengono determinate cose. Secondo me per i ragazzi è un qualcosa che non ha eguali, perché qua comunque mettiamo le mani, ci sporchiamo le mani, abbiamo una serie di docenti che hanno delle esperienze veramente importanti. Si svolge in un contesto che è l'Autodromo Nazionale di Monza, che è il Tempio della Velocità ed è in piedi dal 1922, e quindi la cosa sta diventando importante e gratificante chiaramente per tutti.